Arriva il via libera dalla commissione Valanga e riapre la provinciale 43 da Pietracamela a Prati di Tivo, stazione turistica invernale dove è tutto pronto per far ripartire la stagione sciistica. E salire per quella strada così ben sistemata fa bene al cuore in un momento nel quale si registrano disastri paurosi sulla viabilità in altre zone del Teramano. Stazione sciistica dei Prati di Tivo, qui è tutto pronto, domani si torna a sciare. Piste battute, neve perfetta. Una montagna di una bellezza incredibile. È stata dura, però insomma ce la facciamo e riprendiamo. Beh sì, finalmente direi ripartiamo. Domani tempo non bellissimo, ma domenica ci aspetta una domenica di splendido sole con questa neve eccezionale. Quindi non c'è più pericolo. Pericolo, cioè, non è che non c'è più pericolo, il pericolo si valuta giorno dopo giorno in montagna. Prati di Tivo, è una stazione alpina, ha il problema, ha sempre avuto da anni il problema delle valanghe, ci si convive, si cerca di fare attenzione, c'è una persona preposta a questo controllo da sempre. Io ho avuto il piacere e l'onore di collaborare negli anni con varie persone, esperti che si sono assecondati, da Enrico De Luca a Pino Sabatini a Maurizio Felice a Marco Cordeschi, persone che appunto quotidianamente, facendo i rilievi, danno l'ok per poter aprire. Quindi mi sembra anche una buona garanzia di sicurezza per le persone. E per chi avesse ancora timore delle valanghe, gli esperti assicurano che il rischio sarà valutato giorno per giorno, seguendo una carta delle valanghe che mappa dettagliatamente il territorio dei Prati di Tivo e che esiste da molto tempo. Chi verrà qui sabato e domenica, che cosa potrà fare come sport sciistico? Tutto, snowboard, sci, ciaspole. È stata battuta anche la pista sopra la panoramica, quella che permette di sciare con alle spalle il Gran Sasso e dall'altra parte il mare. Si può sciare sulle piste battute, si consiglia appunto di non andare fuori dal battuto. Ci sarà anche un maggiore controllo, vista le condizioni di neve che c'è. E poi gastronomia e musica. Ah, quello sempre, non manca mai a Prati di Tivo. Insomma, un po' di buon umore. La neve appunto per noi è fonte di vita. Noi, quello che accade in tutte le stazioni del mondo, con la neve ci si diverte. Insomma, venite ai Prati di Tivo. Sì.